bene, andiamo ora a realizzare la femmina. Prima di farlo ho dimenticato qui, vedete che c'ho scritto spiano MMM significa maschio, siccome faremo tutto su un unico file, per evitare di imbrogliarci andiamo ad aggiungere anche qui la lettera M e ovviamente dobbiamo sempre ricalcolare, ci dirà sempre la storia della profondità eccetera eccetera, va bene così. Close e anche su spine ci andiamo ad aggiungere una bella lettera M così sappiamo di cosa stiamo parlando. Ok, chiudi, facciamo da capo un reset e un preview all toolpath in modo tale che vediamo se è tutto a posto e procediamo con lo stampo femmina. Allora, ok, è finito, ecco qua. Dunque, andiamo da capo nella visualizzazione 3D. Per fare lo stampo femmina selezioniamo tutto, ovviamente, tasto destro e andiamo a copiare tutto quello che vediamo su un nuovo layer che lo chiameremo ovviamente femmina. Ok? Però andiamo a vedere un attimo sui layer. Qui c'è layer 1, per noi questo è il maschio, lo rinominiamo qui. Ok? Applichiamo. E adesso abbiamo il nostro maschio e la nostra femmina. Naturalmente operiamo sulla femmina. Cosa dobbiamo fare? Ovviamente è logico pensare che dobbiamo innanzitutto specchiare il nostro stampo. Pertanto andiamo qui, specchiamo, gli diamo un flip orizzontale, chiudiamo e abbiamo già ricavato praticamente la nostra femmina specchiata. Dopodiché andremo a dare un offset in pratica alla scritta che ci servirà appunto per creare la luce, cioè quell'area fra il maschio e la femmina che ci consentirà appunto di embossare il materiale. La luce sarà più o meno quanto lo spessore del materiale che andremo a lavorare. Pertanto andiamo a prendere l'offset e gli diciamo di fare un offset verso l'esterno, ovviamente perché trattasi della femmina. Qua c'è 0,4, gli mettiamo 0,4. Possiamo dare l'offset e diciamo creare appunto gli spigoli. Eccoli qua. Facciamo un CTRL Z. Se non avessimo diciamo svirgolato, messo il flag su questo rettangolino, l'offset ci veniva praticamente così raggiato. In questo caso mi piace farvi vedere una cosa, avrei potuto anche creare questi spigoli utilizzando questo strumento Create Fillet che serve per dare il raggio, ma se lo posizioniamo a zero avremmo potuto creare gli spigoli in maniera molto veloce, molto, molto semplice. Ok, Z, 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 Z ancora, chiudiamo, riprendiamo appunto il nostro offset e gli diamo uno 0,4 esterno con gli spigoli. Ovviamente non ho selezionato nessun vettore, lo facciamo subito, offset. E naturalmente vedete che la parte interna è tratteggiata, questo era il nostro diciamo disegno di partenza, basta cancellarlo. Vediamo un attimo, chiudiamo e cancelliamo, perfetto. E abbiamo ottenuto diciamo così, il percorso, la grafica della nostra femmina.